Un think tank conservatore chiede che la richiesta di visto del duca di Sussex venga resa pubblica. Il principe Harry potrebbe rovinare le sue sincere confessioni mentre si scatena una tempesta legale dopo le affermazioni fatte nel suo libro di memorie, ha detto un commentatore reale. Le ammissioni del duca di Sussex nel suo esplosivo libro di memorie hanno scatenato una causa da parte della Heritage Foundation, che chiede trasparenza sulla sua richiesta di visto statunitense. Il think tank conservatore sostiene che Ferri, 39 anni, abbia mentito sul suo passato uso di droga sul modulo del visto o abbia ricevuto un trattamento preferenziale dalle autorità americane. Nel suo libro, Ferri ha raccontato le sue esperienze passate con sostanze come la cocaina, i funghi magici e la cannabis, riferisce il Mirror. L'autore reale Tom Quinn suggerisce che Ferri ora si rammarica della sua ignoranza alla luce dell'imminente caso giudiziario. Ha detto, Ferri si pentirà moltissimo della sua ignoranza e ingenuità mentre il caso giudiziario si profila all'orizzonte e potrebbe portare a reali difficoltà per lui. È un altro esempio di come i reali si affidano sempre ad altre persone perché prendano decisioni per loro. Perché quando prendono decisioni per se stessi, spesso sbagliano e Spare era proprio un Ferri che cercava di essere se stesso e di fare un pasticcio. Ci fu rabbia quando Ferri confessò di aver fatto uso di droghe, inclusa la cocaina, nel suo libro di memorie Spare, pubblicato nel 2023, 3 anni dopo che gli era stato concesso il visto per vivere negli Stati Uniti.